Tutti, eccoci qua con Virginia che è tornata a trovarci e io sono veramente contenta sia perché è una ragazza dolcissima, carinissima, ha dei capelli stupendi e oggi, oltre a spazzolarle i capelli ovviamente, andremo a farle un bel massaggino al collo e alle spalle. Allora, Virginia, intanto, come di consueto, accendiamo qualcosa di aromatico. Ti chiedo se preferisci il palo santo o la salvia bianca. Va bene la salvia bianca. Ok. Andiamo ad accendere la salvia bianca per armonizzare un po' l'ambiente ed entrare un po' nel mood di rilassamento. Iniziare questo tipo di video profumando un po' l'ambiente. Adesso l'appoggiamo qua in modo che continui a profumare. Io comincerei con lo spazzolarti un po' i capelli. Se ti do fastidio o ti faccio male, dimmelo, eh? Lasciamo bruciare anche la nostra candela che fa tutti questi suoni, spero rilassanti.
adesso vado a raccogliere i capelli per iniziare a fare il massaggio. Io ti farò scegliere tra due oli essenziali diversi, sono entrambi di lavanda, ma una è lavanda fine e una è lavanda spica, una è più delicata e una è più piccante, diciamo. Questa qua, la lavanda spica, è quella un po' più aromatica. Andiamo ad usare questa ciotolina in cui verserò dell'olio di semi di vinacciolo. Allora, vediamo un po' di mettere quest'olio. Ho creato proprio delle monoporzioni di olio di semi di vinacciolo, che è della giusta quantità per fare un massaggio. Allora, tu hai scelto la lavanda spica. Userò questo pennello per applicarla sulle tue spalle. Dopo averla miscelata, rilassati, chiudi gli occhi e scaldo un po' le mani, Sono ancora un po' fredde. Sono troppo fredde? Cominciamo. Ho messo tanto olio in modo che all'inizio il massaggio è più delicato perché le mani scivolano molto. Poi man mano che viene assorbito dalla pelle diventerà un pochino più intenso. Puoi appoggiarti se stai più comoda, come preferisci. Thank you.
molto teso, però un pochino. Nonostante la giovane età, qualche piccola tensione c'è. Rilassati, lasciati andare che ti massaggio un po' qua il collo. Particolarmente rumorosa oggi, ma se non altro copre un po' i rumori che stanno facendo i vicini. Poco li copre, ma insomma. Sto iniziando a premere un pochino di più, sui muscoli. Se senti male, dimmelo.
zona delle clavicole spesso ha delle tensioni ed è bene massaggiarci un po' perché sono collegate comunque alla scapola. Farò i movimenti finali del massaggio per portare via tutte le eventuali tensioni. Sciogliere questi capelli, che se non ti dispiace te li spazzolo un altro po', perché è una gioia, veramente una soddisfazione pazzesca.
salvia bianca, un po' lo sai come preferisci. Dimmelo te. Sei l'ospite. L'ospite ha sempre ragione. Una volta erano introvabili, adesso sono abbastanza facili da reperire. Energia positiva per te, per me e per tutti coloro che ci stanno guardando. Bene tesori, Virginia ed io vi salutiamo, vi ringraziamo per essere stati con noi e ci vediamo presto in un altro video, sempre qui su Rasulè.